Cara amica, incantevole e lontana, presumo che tu non abbia dimenticato nulla durante gli 8 anni e più della nostra separazione, se riesci a ricordare persino il guardiano dai capelli grigi e la divisa azzurra che non ci dava il minimo disturbo quando, marinando la scuola, ci incontravamo nelle gelide mattinate di Pietroburgo al Museo Suvorov. Così polveroso, così piccolo, così simile ad una celebrata tabacchiera. Con quale ardore ci baciavamo dietro le spalle di un granatiere di cera. E più tardi, quando uscivamo da quella polvere vetusta, come ci abbagliava la vampa argentea dei giardini di Tauride e com'era strano udire i grugniti allegri, avidi, cavernosi, dei soldati pronti a scattare agli ordini mentre slittavano sul terreno ghiacciato e nel bel mezzo di una strada pietroburghese infilzavano con una baionetta la pancia di paglia di un fantoccio con l'elmetto tedesco. Sì. Lo so che nella mia precedente lettera avevo giurato di non menzionare il passato, in particolare le sciocchezze del nostro comune passato, giacché, quali autori in esilio, siamo tenuti ad un gran pudore di espressione. Eppure, ecco che già dalle primissime righe disdegno quel diritto all'imperfezione sublime e vanifico con epiteti il ricordo da te sfiorato con tale levità e grazia. Non è del passato, amore mio, che voglio parlarti. È notte. Di notte si percepisce in modo particolarmente intenso l'immobilità degli oggetti. La lampada, gli arredi, le fotografie incorniciate sulla scrivania. Ogni tanto l'acqua resta senza fiato e gorgoglia nelle sue recondite tubature come se dei singhiozzi salissero per la gola della casa. Di notte esco a fare una passeggiata. I riflessi dei lampioni stillano goccia a goccia come ruscelletti sull'umido asfalto berlinese, la cui superficie somiglia ad una pellicola di grasso nero, con pozzanghere annidate nelle increspature. Qua e là una luce granata brilla incandescente sopra un allarme antincendio. Alla fermata del tram c'è una colonna di vetro colma di liquida luce gialla e non so perché provo una sensazione di tale beatitudine, di tale malinconia quando a notte tarda, con uno stridore di ruote in curva, il tram sfreccia via, vuoto. Attraverso i finestrini si vedono distintamente le file di sedili marroni ben illuminate, fra le quali avanza vacillando un solitario controllore con una borsa sul fianco, il che lo fa sembrare un po' brillo, in quanto procede in direzione contraria a quella della carrozza. Mentre girovago per le strade buie e silenziose, mi piace sentire qualcuno che rincasa. L'uomo non è visibile nell'oscurità e non sai mai in anticipo quale porta si animerà accogliendo una chiave con un cigolio compiacente per poi spalancarsi, indugiare trattenuta dal contrappeso, quindi sbattere richiudendosi. La chiave cigolerà di nuovo dall'interno e laggiù, dietro il pannello di vetro della porta, un morbido bagliore si attarderà per un solo magico minuto. Passa un'automobile su colonne di luce bagnata. È nera, con una striscia gialla sotto i finestrini. Strombazza raucamente nell'orecchio della notte e la sua ombra mi sguscia sotto i piedi. Ormai la strada è totalmente deserta, eccetto un alano attempato le cui unghie picchiettano sul marciapiede mentre malvolentieri porta a spasso una svogliata signorina, graziosa, la testa nuda e un ombrello aperto. Quando lei arriva sotto la lampadina granata, alla sua sinistra, sopra l'allarme antincendio, un solo rigido segmento nero del suo ombrello arrossisce umidiccio. Al di là della curva, sopra il marciapiede, che sorpresa! Sono diamanti quelli che fluttuano sulla facciata di un cinema. Dentro, sul rettangolo dello schermo, di un pallore lunare, puoi osservare dei mimi più o meno bravi. Ecco che il volto immenso di una ragazza dagli occhi grigi scintillanti e labbra nere segnate verticalmente da fenditure lucenti si fa sempre più vicino. Continua ad ingrandirsi mentre fissa la sala buia e una meravigliosa, lunga lacrima luccicante rotola giù per la guancia. Ogni tanto, divino istante, appare la vera vita, inconsapevole di essere filmata. Una folla casuale, acque luminose, un albero con il suo stormire silenzioso ma visibile. Più lontano, all'angolo di una piazza, una prostituta corpulenta, con una pelliccia nera, cammina avanti e indietro, fermandosi ogni tanto davanti ad una vetrina dove, sotto una luce violenta, una donna di cera imbellettata ostenta per i nottamboli il suo lungo abito smeraldo e la lucida seta delle calze color pesca.
Mi piace osservare questa placida puttana di mezz'età mentre le si avvicina un uomo attempato, con i baffi, giunto stamattina da Papenburg per affari. Prima la supera, quindi si volta a più riprese. Lei lo condurrà senza fretta in una camera nel palazzo accanto, che di giorno è del tutto simile agli altri palazzi, altrettanto ordinari. Un anziano portiere, educato e impassibile, vigila tutta la notte nell'ingresso non illuminato. In cima alla ripida scala, una vecchia altrettanto impassibile aprirà con saggia indifferenza una camera libera e incasserà il pagamento. E se tu sapessi come sferraglia meravigliosamente il treno sfolgorante di luci, con tutti i finestrini che ridono mentre sfreccia sul ponte sopra la strada. Probabilmente va solo fino alla periferia, ma in quell'istante l'oscurità sotto la nera arcata del ponte si riempie di una musica metallica così potente che non posso fare a meno di immaginare le lande soleggiate alla volta delle quali partirò, non appena mi sarò procurato quei 100 marchi in più che bramo con tanta mite spensieratezza. Sono così spensierato che talvolta mi diverte perfino guardare la gente mentre balla in qualche caffè. Molti miei compagni d'esilio denunciano indignati, e questo sdegno non è scevro di un pizzico di compiacimento, gli abomini alla moda, danze attuali comprese. Ma la moda è una creatura generata dalla mediocrità umana, da un certo livello di vita, dalla volgarità dell'uguaglianza, e criticarla significa ammettere che la mediocrità è comunque capace di creare qualche cosa, tanto una forma di governo quanto una nuova acconciatura, che merita una certa attenzione. E naturalmente, questi nostri cosiddetti balli moderni sono tutto fuorché moderni. La mania risale ai giorni del direttorio, in quanto allora come adesso gli abiti femminili si portavano sulla pelle nuda e i musicisti erano negri. La moda respira attraverso i secoli. La crinolina a forma di cupola di metà 800 era l'inalazione profonda di quel respiro, seguita dall'esalazione, le gonne che si restringono e si balla più stretti. I nostri balli, dopo tutto, sono molto naturali e piuttosto innocenti, e talvolta, penso alle sale londinesi, assolutamente leggiadri nella loro monotonia. Ricordiamo tutti quel che Pushkin scriveva del valzer. Monotono e folle. È sempre la stessa cosa. In quanto al corrompersi della morale, ecco che cosa ho trovato nelle memorie d'Agricourt. Non conosco nulla di più depravato del minuetto che si ritiene appropriato ballare nelle nostre città. Cosicché mi diverto a guardare, nei caffè dansant di qui, come volteggiano le coppie una via l'altra, per citare ancora Pushkin. Gli occhi, truccati in modo divertente, sfavillano di pura allegria umana. I pantaloni neri vengono a contatto con le gambe velate di calze chiare. I piedi ruotano di qua e di là. E intanto, fuori dalla porta, aspetta la mia fedele, solitaria notte con i suoi umidi riflessi, i clacson delle auto e le violente raffiche di vento. In una notte del genere, nel cimitero russo ortodosso fuori città, un'anziana signora settantenne si è suicidata sulla tomba del marito, morto di recente. Ci andai per caso la mattina dopo, e il guardiano, un veterano gravemente mutilato durante la campagna di Denikin, il quale si aiutava con un paio di stampelle che scricchiolavano ad ogni oscillazione del corpo, mi mostrò la croce bianca alla quale si era impiccata, e i fili gialli nel punto in cui la corda. Era nuova di zecca, disse lui piano. Aveva sfregato. Più misteriose e affascinanti di ogni altra cosa erano però le impronte a mezzaluna lasciate dai suoi tacchi, minuti come quelli di un bambino, sul suolo bagnato vicino al plinto. Ha calpestato un po' la terra, poveretta, ma a parte questo non c'è assolutamente disordine, commentò con calma il guardiano. E io, mentre osservavo quei fili gialli e quei piccoli avvallamenti, mi resi improvvisamente conto che si può distinguere un sorriso ingenuo perfino nell'attimo della morte. Può darsi, mia cara, che la ragione principale per cui ti scrivo sia raccontarti quella fine così facile, così dolce. Si è risolta in questo modo la notte berlinese. Ascolta, sono perfettamente felice. La mia felicità è una specie di sfida. Mentre vago per le strade e le piazze e i sentieri accanto al canale, avvertendo distrattamente le labbra umide della stagione attraverso le suole consumate, porto con orgoglio la mia ineffabile felicità. I secoli trascorreranno e gli scolari sbadiglieranno sulla storia dei nostri sconvolgimenti. Tutto passerà. Ma la mia felicità, cara.
cara, la mia felicità rimarrà nel madido riflesso di un lampione, nel cauto svoltare dei gradini di pietra che scendono fin dentro le acque nere del canale, nei sorrisi di una coppia danzante, in tutto quello con cui Dio avvolge con tanta generosità la solitudine umana.